Ho pensato a lungo dove girare questo video e poi ho improvvisato così in cucina con questa inquadratura così un po' assurda. Sono qui per parlarvi di Ben-Hur, molto noto il film, quello del 59 di William Wyler con Charlton Heston, vincitore di 11 premi Oscar, record tuttora imbattuto, solo eguagliato. E sì, insomma, io l'ho sempre considerato uno dei capolavori, uno dei miei film preferiti, i miei primi 20, diciamo, non proprio dei primi 10. E quest'anno ho deciso di leggere il libro da cui è tratto, un libro scritto da Hugh Wallace, che era un ex generale della guerra di secessione americana, poi politico, senatore repubblicano, che nel 1880 ha pubblicato Ben-Hur, che è diventato subito un bestseller internazionale, da cui hanno tratto vari film, tra cui due film muti, uno in particolare degli anni 20, che deve essere abbastanza importante, forse da vedere. E quindi mi sono avvicinato a quest'opera incuriosito perché comunque si parla di un libro che è uscito nell'Ottocento, che è il mio secolo prediletto della letteratura, quando uscivano Fratelli Karamazov, Anna Karenina, I Miserabili, ecco, erano quegli anni lì. E il libro invece mi ha sorpreso perché è molto diverso da questi capolavori europei. È un libro leggero, un libro, cioè leggero, diciamo, è un bestseller moderno. È molto cinematografico, il cinema non esisteva ancora. Tant'è che la prima parte narra, adesso per chi non lo sapesse, la storia di Ben-Hur è molto semplice. Ben-Hur è un ricco ebreo che per errore fa cadere una tegola del tetto sulla testa di un centurione, no, di un console romano. E questo significa la rovina della sua famiglia. Lui viene arrestato, ridotto schiavo, diventa un rematore e sua madre e sua sorella vengono imprigionate e la sua casa confiscata. Poi, dopo c'è tutta la parabola di risalita di questo Ben-Hur che torna a riappropriarsi di tutto e anche di più, ecco. Però è ambientato all'epoca dei fatti in cui c'è la venuta di Gesù, ecco. Quindi più o meno Ben-Hur è coetaneo di Gesù. E sì, il suo destino si incrocia con quello di Gesù. Questo nel film avviene in maniera molto così, diciamo, suggerita, accennata in brevi scene. Nel libro invece è più marcata la cosa. Quindi, diciamo, la prima parte del libro racconta quello che vediamo nel film e culmina con la gara delle bighe, quella famosissima scena, una delle scene del cinema più celebri, in cui Ben-Hur sfida il suo ex amico Messala in questa gara, in questa corsa sulle bighe. Quello che è praticamente la fine del film, si trova circa poco dopo la metà del libro. Da lì in poi, cosa succede? Da lì in poi fa vedere come Ben-Hur diventa un po' quasi un rivoluzionario per gli ebrei, nel senso che comunque mantiene un certo contegno, ma inizia a mettere insieme un esercito per poter rovesciare il potere romano, in attesa che arrivi un re di cui lui possa fare il condottiero. E il re, tanto sperato, sembra essere Gesù. E quindi Ben-Hur riesce a intercettarlo e diventa un suo seguace. Però man mano che ne segue le gesta, capisce che rimane un po' interdetto perché non è che si comporta come un re che va in guerra e fa, diciamo, per prendere il potere. Finché, proprio alla fine del romanzo, lui ha un po' questa alla rivelazione che Gesù non è venuto per fare il re alla maniera dei re, perché il suo regno è di un altro mondo adesso. Questo, non voglio entrare in discorsi troppo teologici. Comunque c'è tutta questa parabola umana ed è molto bello vedere rispetto al film come Ben-Hur nel film è un personaggio molto positivo, invece nel libro è anche un personaggio con dei risvolti negativi, quindi anche più realistico da questo punto di vista. E poi vedere come lui incarni proprio quel tipo di ebreo che si aspettava da Gesù una liberazione dal dominio romano. E però alla fine invece poi diventa uno di quegli ebrei che diventano i primi cristiani perché si converte. E vedere tutta questa parabola, come avviene, ecco, cioè è molto interessante anche a livello storico, anche per come si rapporta con gli altri ebrei. Per come racconta con un occhio esterno una vicenda che ormai, cioè che tutti più o meno conoscono, quella della cacciata
cattura, della passione, della morte di Gesù. L'autore è sicuramente molto religioso, ecco. E anche per questo, infatti, il libro si chiama in originale Ben-Hur: A Tale of the Christ, un racconto di Cristo, ecco. Il libro, da un lato, mi ha un po' deluso perché mi aspettavo che fosse un romanzo imprescindibile, cosa che non è, pur avendo molti aspetti interessanti, anche se la prima parte è un po', siccome punta soprattutto sull'avventura, sul ritmo, quando scende un po' di ritmo diventa anche un po' noiosa, ecco, un po' poco interessante. Anche i personaggi, non è che la profondità dei personaggi sia paragonabile alla grande letteratura, ecco. Si vede un po' che insomma, sono un po' strattonati quando devono cambiare o quando devono convertirsi. Ma non è un capolavoro. In più io ho comprato la versione ebook che c'è su Amazon. È una traduzione antica, veramente tragica, piena zeppa di errori anche di ortografia o di sintassi. C'erano delle frasi in cui la virgola era messa nel posto sbagliato e cambiava il significato, bisogna rileggere. Quindi veramente un macello anche da quel punto di vista. Però comunque la lettura è interessante più a livello cinematografico quasi, perché fa vedere come già nel 1980 uscisse un libro così in America. Un libro che era pronto per diventare un film, e infatti, cosa che poi è successa ben presto, perché il primo film penso sia del 1911 circa. Quindi, che dire, se avete la curiosità, se avete amato il film, consiglio eventualmente la lettura, perché il personaggio assume più dettagli, ci sono più risvolti, e soprattutto la seconda parte è molto interessante anche a livello storico, a livello. Poi se uno è religioso o se ha interesse sulla vicenda di Gesù, è un punto di vista che completa un po' le conoscenze che altrimenti abbiamo. In altro caso, beh, insomma, direi che si può trovare tanto di meglio nell'Ottocento e senza sforzo.